Il ripascimento nella zona sud di Villarosa ha creato parecchie problematiche, insomma negli ultimi giorni anche acqua nera e puzzolente, con tante proteste. Beh, sì, anche, come vedi anche adesso, cioè il mare puzza, è di un colore che non è il suo, noi siamo abituati a un mare cristallino qua. Invece in questo periodo, dato che hanno fatto un ripascimento con la sabbia del porto di Martinsicuro, che era acqua marcia, insomma, cioè si sente, la puzza si sente a tutt'oggi. Non era forse da farlo adesso, forse era da farli decantare prima. La sabbia la dovevi far decantare e poi magari distribuire. A me mi ha dato l'impressione come se non sapevano dove metterla e l'hanno messa qua. Hanno fatto un contentino da una parte e un accontentone dall'altra. Però ritornando alle origini del discorso, noi qui ci stiamo unendo, siamo uniti veramente a Villarosa Sud perché si facciano queste scogliere. Cioè noi dobbiamo lottare per farci fare queste scogliere e rientrare nella norma. Far sì che questo pezzo di Abruzzo rientri nell'Abruzzo. Questa adesso è una discarica, insomma. Quindi per me ci vorrebbe un intervento risolutore da parte delle autorità che hanno la possibilità di poterlo fare. Anche perché i tempi sono maturi e che fra poco qualsiasi mareggiata verrà, che ancora non è venuta, faranno seri danni, non tanto a noi che noi siamo abituati a stare in prima linea, quando mi dispiace per Alba Adriatica che gli sfasceranno tutto. Quindi ci vogliono le scogliere, bisogna rompere l'impeto del mare, altrimenti siamo in mezzo alla cacca.